Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare gloria, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, finché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 1, capitolo 33. Così passai parecchi anni soffrendo da parte delle creature, da parte dei demoni e direttamente da parte di Dio. Delle volte giungeva tanta amarezza da parte delle creature e del modo come la pensavano, che avevo vergogna di farmi vedere da qualunque persona, tanto più che il mio più grande sacrificio era il comparire in mezzo a persone. Tanto era il rossore e la confusione che mi sentivo istupidire. Ci furono altre visite di altri medici, ma non ci riuscirono a nulla. Delle volte, versando amare lacrime, gli dicevo con tutto il cuore: Signore, come si sono rese pubbliche le mie sofferenze non solo alla famiglia, ma anche agli estranei? Mi vedo tutta coperta di confusione, mi pare che tutti mi segnano a dito come se queste sofferenze fossero le più cattive azioni. Io stessa non so dire che cosa mi è successo.
Solo voi potete liberarmi da tale pubblicità e farmi patire nascosta. Ve ne prego, ve ne scongiuro, esauditemi. Delle volte anche il Signore faceva mostra di non ascoltarmi e aumentava le mie pene. Alle volte poi mi compativa dicendomi: povera figlia, vieni a me che ti voglio consolare. Tu hai ragione che soffri, ma non ti ricordi che anche io, oh, quanto più soffrii? Fino a un certo punto furono nascoste le mie pene, ma a un certo punto, quando la volontà del Padre giunse di patire in pubblico, prontamente uscì ad incontrare confusioni, opprobri e disprezzi, fino ad essere spogliato nudo in mezzo a un popolo numerosissimo. Potresti tu immaginare confusione più grande di questa? La mia natura la sentiva molto questa specie di sofferenze, ma avevo l'occhio fisso alla volontà del Padre e offrivo quelle pene in riparazione di tanti che commettono le più nefande azioni pubblicamente, ad occhi aperti, menandone vanto e senza il minimo rossore. Gli dicevo: Padre, accettate le confusioni e gli obbrobri miei in riparazione di tanti che hanno la sfacciataggine di offendervi così liberamente, senza il minimo dispiacere. Perdonate, dategli lume, a ciò che vedano la bruttezza del peccato e si convertano. Anche a te voglio farti partecipe di questa specie di sofferenze. Non sai tu che i più bei regali che posso dare alle anime che amo sono le croci e le pene? Tu sei bambinella ancora nella via della croce, perciò ti senti troppo debole. Quando ti sarai fatta grande ed avrai conosciuto quanto è prezioso il patire, allora ti sentirai più forte. Perciò appoggiati a me, riposati, che così acquisterai fortezza. Allora, ci fermiamo qui perché questo paragrafo, questo capitolo è molto importante per comprendere alcune ulteriori sfumature, sfaccettature di come si vive nella divina volontà e che di come anche delle cose che sembrano al nostro modo umano di vedere normali o comprensibili devono essere purificate, devono uscire dal nostro orizzonte di pensiero. L'esordio di questa meditazione passai parecchi anni soffrendo da parte delle creature, da demoni e direttamente da Dio. Quindi quello che deve il primo punto di riflessione leggendo queste cose parecchi anni e soffrendo da parte delle creature e da demoni direttamente da Dio. Qui in questo paragrafo approfondisce le sofferenze provenienti dalle creature e però volute da Dio, cioè il fatto che fossero rese pubbliche le sue sofferenze strane, diciamo così, quelle che poi domani vedremo approfondisce nei fenomeni dell'impietrimento, no? Che racconterà un po' più nel dettaglio e spiegherà per quanto possibile un po' meglio, no? Quindi sofferenze per anni. Ecco, questo non deve portarci a, come dire, a scoraggiarci, ma deve portarci a con i piedi per terra, nel senso che i nostri piedi devono essere pronti a librarsi dalla terra e volare al cielo, a fiondarsi, direi, no? A volare verso le vette alte dei divini voleri. E questo possiamo farlo, voi sapete che i piedi misticamente simboleggiano i desideri dell'anima, e con i nostri desideri, anzi, possiamo e dobbiamo andare dovunque, e non c'è nulla che Dio gradisca più dei santi e benedetti desideri. Desideri di unione con Lui, cioè dire a Gesù: voglio stare con te, voglio fare i tuoi voleri, voglio entrare, desidero entrare nel regno della divina volontà, desidero fare tutto quello che tu vuoi, desidero ricevere tutte le croci che tu vorrai, si può dire qualunque cosa, ecco. E
imparare, ecco, a formulare i nostri desideri e anche infiammare, arroventare i nostri desideri ed offrirli al Signore, ecco, nel dialogo di amore, è una cosa a Lui graditissima, importantissima e che grandemente ripara tanti peccati di freddezza, di indifferenza, di ingratitudine, o peggio proprio di, a volte di odio o di sacrilegio nei confronti di Gesù. Quindi i desideri devono essere fissi in cielo, scriveva San Paolo nella lettera ai Colossesi, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Noi cerchiamo le cose che desideriamo e non pensiamo che i nostri desideri siano ignoti a Dio, ma anzi, prendiamone coscienza, facciamoli nostri e formuliamoli, capite? Cioè, io posso avere un desiderio inespresso nel cuore, no? Un desiderio immenso, non so, di unirmi totalmente a Gesù, ma questo lo tengo racchiuso dentro di me e magari neanche glielo dico, no? Non ho bisogno di dirgliele queste cose, perché lui le gradisce immensamente. E anche se fossero, perdonatemi, desideri un po' folli, canto nei Desan in una canzone, desideri un po' folli, desideri grossi, lo penso io, questo è il mio pensiero, quindi San Paolo direbbe, lo dico come uno stolto, io penso che siano da formulare a Gesù. Certamente li si formulano come desideri folli o come sogni o come pazzie d'amore. Però certamente il cuore innamorato e appassionato di Gesù, che è così respinto, non amato, a volte proprio ricambiato con abominevoli, intollerabili freddezze, indifferenze, ingratitudini. O peggio, ripeto, sacrilegi su sacrilegi. Lui gradisce molto che ci siano anime che lo invochino, che lo desiderano. Per questo ripara tantissime indifferenze, tantissime ingratitudini, tantissime lontananze da parte delle anime che sono già state redente da Gesù sulla croce e di cui lui va in cerca, sperando che qualcuna gli apra la porta e non renda vana quella carneficina, il dolore immenso, sconfinato della passione. Quindi i desideri li possiamo allenare, li possiamo, anzi li dobbiamo allenare da subito. L'unione con la divina volontà si raggiunge gradualmente e si deve passare per queste croci, per questi crogiuoli grossi. Quindi qui ci rilasciamo un po' alla meditazione di ieri, mai, ecco, pensare che nessuna sofferenza, anche quelle provenienti direttamente dal diavolo o dai peccati delle creature umane che stanno intorno, sia casuale, sia un incidente di percorso, sia un fuori programma. Non lo è. Sant'Alfonso scriveva: perfino una zanzara che ti punge con la piccola sofferenza che ti arreca è una chiamata piccola a condividere la croce di Gesù. Ecco, adesso si vede ancora come Luisa, che pur viene consolata da Gesù, sta in cammino. Allora, il discorso è molto semplice. Queste sofferenze di Luisa, particolarmente quelle molto imbarazzanti, legate, vedremo da domani in poi, allo stato di impietrimento, di irrigidimento, è chiaro che sono cose sommamente umilianti, d'accordo? E magari le diceva Gesù: fammi venire questa cosa di notte quando tutti dormono e poi di giorno nascondimi gli occhi delle creature, no? Sia per l'imbarazzo che provi,
che posso provare, sia anche perché questi poi, insomma, che penseranno, perché possono pensare che sono matto, possono pensare che sono sante, d'accordo? La seconda ipotesi, come abbiamo visto, non c'era nessuna possibilità. E vedendo che Gesù non lo esaudiva, qui, come dire, Luisa fa una preghiera, innalza un salmo di lamento, diremmo, nel linguaggio dell'Antico Testamento, no? Unitamente alla supplica. È vero, no, che nell'Antico Testamento ci sono questi salmi di lamentazione, appunto, e di supplica, no? Ed è anche vero, dove dico, liberami, Signore, da ogni angoscia, no? I nemici mi perseguitano a destra e a sinistra, no? Succedono tante cose brutte, quindi poi c'è il grido, l'invocazione di aiuto all'Altissimo, no? Ecco, e che è questo quello che fa Luisa, no? Avendo tra l'altro delle richieste sante. Liberami dalla pubblicità e fammi patire nascosto, cioè patire nel nascondimento è sempre cosa da preferire più perfetta, no? Ecco, se uno dovesse desiderare che alcune croci e patimenti o grazie straordinarie avvengano in pubblico, questo sarebbe un peccato di vanagloria, neanche un'imperfezione, no? Perché vorrebbe dire che io desidero questa cosa in pubblico perché si ostenti la mia santità. Perché io sia riconosciuto come persona fuori del comune, come santa, no? Questa non è certamente cosa buona agli occhi di Dio. Solo che c'è un però, che Dio non esaudisce questa preghiera e la lascia a soffrire in pubblico. La consola, dice tu hai ragione che soffri, non ti ricordi, però non ti ricordi che a un certo punto anch'io. Gesù ha vissuto 33 anni, 30 anni è stato a Nazareth. Noi non dobbiamo pensare ai 30 anni di Nazareth come a una sorta di idillio infinito, no? Certo, i 30 anni in cui Gesù stette a Nazareth furono anni di grazia, furono anni di gioia, no? Godette della presenza della Divina Maria, godette della presenza di San Giuseppe, che lui stesso si era scelta una tanto grande madre e un tanto degno padre putativo, no? Però la vita di Gesù fu tutto un calvario. Quindi le sofferenze interiori e i conti che aveva la divinità, no? E che Gesù doveva pagare per noi. Erano tanti e questo lo si vede poi nel cammino della Divina Volontà. Gesù l'ha fatto per tutta la vita, offrendo preghiere, lacrime, suppliche, sacrifici, e chiedendo al Padre, fuso col divino volere nella sua umanità, faccio tutto io per loro, rifaccio tutti quanti i loro atti, riparo io e soffro io perché possa essere distrutto il peccato. Tu, Padre, fai grazie all'umanità. Questa è proprio in tre parole l'opera della redenzione, ecco. E Gesù spiega che c'è stato un certo punto però che io queste cose le ho vissute tutte le altre dentro casa mia. Così come nella vita pubblica, quando succedevano dei brutti momenti, Gesù si ritirava, Gesù piangeva, soffriva, offriva le sue preghiere, ecco, nei silenzi delle notti di Galilea, che come ci dicono i Vangeli, spesso trascorreva in preghiera, no? Però venne il momento in cui c'è stato il pubblico spettacolo. Gesù spogliato nudo per la flagellazione, per la crocifissione. E dobbiamo sempre ricordare che lo spettacolo della crocifissione, ecco perché non dobbiamo mai dimenticare la potenza di Dio, volete, sarebbe potuto e sarebbe, stante le circostanze ordinarie, dovuto finire peggio. Perché se alla flagellazione Gesù fu spogliato nudo ma mantenendo, insomma, gli indumenti intimi, insomma, che avevano a quei tempi, tali da coprire almeno le sue intimità, gli organi genitali, insomma, per essere espliciti, purtroppo i crocifissi era un'ulteriore umiliazione che venivano crocifissi completamente nudi. Ma questo, vedete, pur nel mare di dolore che questo Dio non l'ha permesso, quindi anche la nudità di Gesù, che è stata una nudità reale per lui, fonte di enorme confusione e vergogna, perché non si va in giro davanti a tutti completamente nudi, anche se oggi queste cose non vengono assolutamente comprese. Insomma, Gesù stava in croce, dobbiamo pensarci questo qui, no?
come molti uomini stanno al mare. E ci stava, diciamo, con somma vergogna, con somma, sì, certamente non solo per il fatto della nudità, ma anche perché, insomma, le sue carni erano tutte quante completamente lacerate, erano ricoperte di immondizie, di sputi, di fango, insomma, non possiamo immaginare la scena del Golgota, no? Però Gesù non ha fatto questa preghiera, non ha detto al Padre vestimi, insomma, no? Ha capito, cioè ci abbandoniamo ai divini voleri, adesso devo mostrarmi nudo, ci mostreremo nudo. E tanto Dio Padre non permetterà che si vada oltre la misura che lui stesso ha stabilito. E infatti Gesù non è morto nudo. Ci sono delle tradizioni, ci sono delle cose, insomma, ci sono delle rivelazioni. A qualche mistico o mistica Gesù ha detto, insomma, che veramente gli hanno fatto togliere quelli che noi oggi chiamiamo gli slip e che per un istante è rimasto completamente denudato di spalle, ma poi la Madonna, che ha visto questa scena, ecco, gli ha offerto il suo velo e lui lo ha volto, insomma, intorno alla vita, lo ha ben fissato e lo ha usato per coprire le sue nudità più intime. Ma il resto era pubblico spettacolo. Ecco, allora qui si vede come la preghiera di Luisa sia ancora leggermente, ovviamente leggermente, ecco, perché comunque la richiesta è cosa buona, imperfetta perché non è, come dire, in piena e assoluta unione col divino volere. Perché il divino volere può volere che tu soffri e volere che tu soffri in pubblico. Noi non dobbiamo dare pubblicità a nessuna delle cose che ci fanno soffrire o cose di questo genere, ma se il divin volere rende pubbliche alcune cose che ci accadono, che cosa vogliamo fare? Non è più divin volere? Certo che lo è. E bisogna imparare ad unirsi al divin volere anche in questo. Certo, come Luisa dice, la mia natura la sentiva molto questa specie di sofferenze. Quindi si vergognava tanto, era coperta di confusione. Poi vedete un pochino l'ignoranza anche delle persone, no? Perché mi segnano tutti al dito come se queste sofferenze fossero le più cattive azioni. Capite? Poi la cattiveria dei figli degli uomini, specialmente in ambienti, mi si perdoni, comunque lui di un piccolo paese, insomma, no? A questo se gli è venuta sta cosa strana, ma ci avrà il diavolo in corpo, potrebbero aver detto, no? Oppure chissà che peccati che ha fatto, insomma, per succedere una cosa di questo genere, sono grandi sofferenze. Purtroppo, dinanzi a queste cose che poi si ascoltano dalle creature, il demonio, che ne gongola, ovviamente, come di tutto il male che si fa, pompa, soffia, ingigantisce allo scopo di far crollare l'anima che Gesù chiama al suo regno e nel caso di Luisa non a grandi missioni, ma a grandissime, grandissime, grandissime missioni. Ora, Luisa imparò che la sua natura sentiva molto questa specie di sofferenze, quindi la pubblicità, ma avevo l'occhio fisso alla volontà del Padre e offrivo quelle pene in riparazione di tanti che commettono le più nefande azioni pubblicamente. Perché c'è questo problema, figlioli miei cari. Noi dobbiamo pensare perché nel regno del divin volere c'è la chiave di soluzione a tutti i problemi. Per i pubblici scandali, d'accordo? Pensiamo alle manifestazioni, che non c'è bisogno neanche di nominarle e di rovinare questa meditazione pubblica che vengono fatte, no? Dove si ostentano degli orribili peccati mortali. Che cosa ci possiamo fare? Cosa si può fare? Con il nostro attuale sistema legislativo. Non ci si può fare assolutamente niente. Non è il nostro potere, è una cosa più grande di noi. Ma cosa possiamo fare però? Ecco, preghiera e riparazione.
è offerta, questo sì. Questo sì. E questo, tra l'altro, è l'unica cosa sensata da fare. Se uno ha compreso bene, diciamo, quali sono le dinamiche del divino volere. Quindi se uno sta personalmente in stato di prova, se personalmente sei in stato di sofferenza, se personalmente è tentato, ma che è successo? Sono tutte tante invenzioni, sono sciocchezze, le cose che accadono, sono tutto quello che uno vuole. Quando si vedono queste cose, bisogna avere l'occhio fisso, fisso alla volontà di Dio, pensando senza nessun dubbio che anche le modalità con cui le sofferenze ci colgono sono diretta espressione dei divini voleri e sono strumenti da accogliere e offrire con amore per riparare anzitutto e causare la conversione dei peccatori. Anche qui, oggi i peccatori non ascoltano, cioè ascoltavano poco pure prima, un po' di più. Cioè, dove io mi trovo, insomma, in questa chiesa, non credo quando venne San Leonardo da Porto Maurizio, perché c'è stato. Non credo proprio, insomma, che ci sia andato, insomma, sul leggero. Gliela cantate, alla grande, tutte quante le malefatte in stile tipicamente francescano. Quelli che l'hanno ascoltato se la sono presa, si sono fatti mettere in crisi e si sono andati a confessare. In ogni caso, sì, quindi a quei tempi i predicatori, come dire, avevano una certa presa, no? Non solo perché era un grande San Leonardo da Porto Maurizio, ma se veniva il predicatore in un piccolo centro, il paese lo andava a sentire, salvo una piccola minoranza. Ma oggi chi lo va a sentire il predicatore? Non se lo vira nessuno. Quindi non è. E quindi come facciamo a impedire che si commettano i peccati o a causarne una diminuzione nel numero? Difficile. Cioè, parlando di mezzo ordine, facciamo la pratica più bella, ci prepariamo meglio, ecco, andiamo su Facebook, facciamo tutte queste cose qui. Sì, per carità, queste sono cose utili, no? E sicuramente qualche anima le intercetta, ma non hanno evidentemente la forza di ribaltare uno status quo così compromesso, no? E allora oggi più che mai urge riparazione e preghiera e penitenza, e anche riparazione e penitenza, ovviamente non quello sottinteso, per convertire coloro che sono allontanati dall'amore di Dio. Qui Luisa comincia ad imparare, ecco, dopo un momento di debolezza, dopo la risposta di Gesù, scrive, interiorizzando e quindi imparando bene. E che quelle sofferenze servono per riparare i peccati. Riparazione di tanti che commettono le più nefande azioni pubblicamente, ad occhi aperti, menandone vanto senza il minimo rossore. Questo dovrebbe farci anche a noi rabbrividire, perché oggi di queste cose sono sotto i nostri occhi tutti i giorni. Pensiamo a tutta quanta l'immondizia, insomma, che gira anche nella televisione, no? Difficile trovare un programma, un film, una serie TV pulita, quindi scevra da immagini a sfondo sessuale, oppure, e cosa parimenti necessaria, insomma, per un credente, scevra da linguaggi osceni, volgari, ecco, violenze gratuite, eccetera, no? Non possiamo fare altro, molte volte, dinanzi a cose che sono più grandi di noi, che offrire e riparare. Però per farlo dobbiamo prendere con amore le sofferenze che il Signore ci manda, altrimenti tutto quanto vanificato. Ricordando, e questo così perché capiamo bene, insomma, come la divina volontà, come tante volte fino al tedio, ma non è mai abbastanza, ho ripetuto, non ha nulla, ecco, come dire, le
le regole classiche della santificazione, ma le conferme. Anche a te voglio farti partecipi di questa specie di sofferenze. Non sai che i più bei regali che posso dare alle anime che amo sono le croci e le pene. Quindi sono croci e pene vissute nei contenti divini, d'accordo? E senza che questo alteri, anzi, aumenta lo stato di felicità di un'anima che si vede fregiata dei gioielli di Cristo e può avere l'onore di assomigliargli un po'. Però questo si fa non senza la croce e non senza la sofferenza, perché cammini alternativi a questo, per chi vuole diventare santo, ma anche solo cristiano, non ce ne sono. Beh, Divina Maria, siamo tutti quanti piccoli e infanti dinanzi alla via della croce, che per noi molto spesso suona come dura e amara e da fuggire. Tu che sei stata una grandissima amica della croce, tu che hai ispirato al tuo servo San Luigi di scrivere quel capolavoro che era Lettera agli Amici della Croce, facci comprendere l'importanza non solo del soffrire con amore, ma anche nella modalità, per i tempi, per la durata, e con le forme specifiche che Dio vuole che noi soffriamo, senza avere mai alcun dubbio, qualunque sia la sofferenza, la croce, la prova che ci accade, che in tutto questo c'è la divina volontà e che Dio vuole e che la viviamo in maniera possibilmente conforme a quella del suo Figlio Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.